sono 101 come quelli della carica, ma 69 i sindaci calabresi che hanno deciso di siglare un documento a sostegno di Mario Oliverio. Il pretesto che fa da incipit è l'invito rivolto al governatore affinché partecipi all'assemblea che si terrà il 17 settembre. Nei fatti l'incontro aprirà la lunga campagna elettorale che condurrà alle elezioni regionali del 2019, incoronando Oliverio candidato di uno schieramento che non vedrà l'ostentazione dei simboli del PD, partito del presidente, ma userà come coagulante il cosiddetto civismo, eufemismo politico per dire tutto e niente, destra e sinistra, passando ovviamente per il centro. Ci troviamo a Caroniti, frazione del comune di Ioppolo, in una zona nella quale sarebbe dovuto sorgere una zona di stoccaggio per il conferimento dei rifiuti e che invece, come vedete alle mie spalle, è diventata drammaticamente una discarica a cielo aperto. Quando siamo arrivati questa mattina abbiamo trovato sul posto il sindaco di Ioppolo, Carmelo Mazza, che ci ha spiegato che nelle prossime ore un'azienda si occuperà di ripulire tutta questa zona. Avrebbero dovuto esserci solo materiali ingombranti e cartone, ma da qualche tempo l'area della zona del feudo del Pioppo è letteralmente invasa da ogni tipo di rifiuto e l'aria è irrespirabile. Bovalino e tutta l'arma dei carabinieri non dimenticano il sacrificio del brigadiere Antonino Marino, trucidato a colpi d'arma da fuoco il 9 settembre del 1990. Presenti alla cerimonia in occasione del 28° anniversario di quell'efferato delitto, autorità militari, civili e religiose della provincia Regina. Un sacrificio così importante non deve essere e non può essere un sacrificio retorico, deve essere un sacrificio vissuto giorno per giorno nel solco dell'importanza della traccia che ha lasciato, quindi essere l'alternativa alla violenza e al sopruso.